La verità è una ed eterna. L'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Il libero arbitrio è un principio basilare della vita. Dio non impone mai nulla. Ci invita a vivere in modo tale da trovare l'appagamento in noi stessi. Se ci rifiutiamo di vivere nel modo giusto, ha insegnato Paramahansa Yogananda, Dio dice semplicemente, aspetterò. Abbiamo tutta l'eternità davanti a noi. In questa eternità viviamo come abbiamo scelto. Nelle tenebre da noi create, tanto intense e durevoli quanto noi lo vogliamo, oppure nella luce infinita. Il vero sé, che è Dio. Gesù Cristo ha offerto nelle Beatitudini un bellissimo esempio del modo in cui Dio invita l'umanità alla ricerca della perfezione. Non con l'imposizione, ma offrendo ai suoi figli umani l'incentivo di cui hanno bisogno per scegliere ciò che è giusto di loro spontanea volontà. Beati i poveri in spirito, ha detto Gesù. Perché di essi è il regno dei cieli, beati i miti, perché erediteranno la terra, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In ognuna delle beatitudini Gesù spiega quali benedizioni derivino dal metterla in pratica. In modo simile, la via divina per ognuno di noi non consiste nel far violenza alla nostra natura. La spiritualità va raggiunta spontaneamente. Non può mai essere ottenuta con la forza. La Bhagavad Gita spiega nel capitolo terzo. Persino i saggi agiscono in conformità con la natura, così come si manifesta in loro. A che serve dunque reprimersi? La scrittura prosegue, tuttavia, spiegando che ciò non significa che dovremmo arrenderci ai dettami della nostra natura inferiore. Al contrario, essa sottolinea la necessità di aspirare alle altezze spirituali, ognuno in accordo con la propria natura individuale, e non a imitazione di quella di qualcun altro, offrendoci alla grazia di Dio per essere purificati. Al desiderio, qualsiasi forma esso assuma, così spiega la Bhagavad Gita, bisogna resistere, anche solo mentalmente. Attaccamento e repulsione verso gli oggetti dei sensi hanno entrambi una natura universale. Nessuno dovrebbe accettare la loro influenza, poiché essi sono i veri nemici dell'uomo. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Good morning and welcome everyone. Buongiorno a tutti e benvenuti. This reading this morning asks us to take a look at our life view. La lettura di stamattina ci invita di guardare bene a come vediamo la vita. Our life philosophy. La filosofia della nostra vita. Especially our relationship with God. E soprattutto il nostro rapporto con Dio. Or at least what we think God is and what we think that relationship is. Almeno così come pensiamo che Dio è o come pensiamo come dovrebbe essere questo rapporto. Swami says that we have free will. Swami Kriyananda qui dice che abbiamo il libero arbitrio. And because of that he says God never coerces or
commands or e allora forces. Dice, per questo Dio mai impone o ci spinge. He invites us. Invece ci invita. He invites us to find fulfillment in ourselves. E ci invita di trovare l'appagamento dentro noi stessi. And in him. E in lui. And in life. E nella vita. And Yogananda says, as Swami quoted. E Yogananda dice, come sta citando qui Swami Kriyananda. If we don't live rightly. Se non viviamo in maniera giusta. God says, I will wait. Dio dice, io aspetterò. Who really thinks of God in this way? Ma chi mai pensa di Dio in questo modo? Most of us grew up with an entirely different concept. Quasi tutti noi siamo cresciuti con un concetto totalmente diverso. God will wait. God will wait. Dio aspetta. Remember the film, those of you, most of you have seen the film Awake. Quasi tutti voi avete visto il film Awake. And the disciple Herb Jeffries asked, or Yogananda asked this disciple. E c'è nel film Yogananda che chiede a un discepolo Herb Jeffries. He says, you like the ladies, don't you? Ah, dice, a te piacciono le donne, vero? And Herb says, yes, sir. E Herb dice, è vero, signore? And Yogananda says, well, that's all right. E Yogananda dice, ok, va bene. Then Yogananda says, you like a little wine, don't you? E dice, a te piace anche un po' il vino, vero? Yes, sir. Sì, signore. Well, that's all right. Ok, questo va bene. Then Herb says, but Master Yogananda, you mean I can do all these things, I can smoke, I can do all these things and still come up here to Mount Washington? E questo Herb dice, ma maestro, tu dici che io posso fumare, posso fare tutte queste varie cose e comunque posso venire qui da te a Mount Washington? And Yogananda says, yes, but if you follow the teachings as I teach you, I won't guarantee that you will always want to live this way, your way. E Yogananda ha risposto, sì, ma se tu vieni su a vivere gli insegnamenti come io te li insegno, non ti garantisco che vorrai sempre vivere così come vivi adesso. And that really encapsulates what this reading says today. E questo è un po' un resoconto di ciò che dice anche la lettura di oggi. When Jesus gave the Beatitudes, quando Gesù ha dato le beatitudini, he didn't command us. Non ha dato dei comandamenti. He said, if we do this, this is the result. Lui ha detto, se fai questo, ecco il risultato. So, for instance, blessed are the poor in spirit. Ad esempio, beati i puri in spirito. Meaning not the poor in spirit who doesn't have any energy. Non vuol dire povero nello spirito che non ha nessuna energia. Poor in ego spirit, poor in ego-centric or ego motivation. O povero nella motivazione dell'ego. Then Jesus says, for theirs is the kingdom. Poi Gesù dice, perché di coloro è il regno. Or blessed are the meek. Oppure beati sono i mieti, come si dice? Miti. But again, traditionally that word, at least in English, has a very passive connotation. Ma almeno in inglese questa parola ha una connotazione un pochettino negativa. But meek means mild and also harmonious with others and with nature. Ma miti vuol dire armoniosi con se stesso, con la natura, con gli altri. And Jesus said, and they will inherit the earth. E Gesù dice, sono coloro che erediteranno la terra. Or blessed are the pure in heart. Oppure beati i puri di cuore. And if our heart is pure with only the love for God, se il nostro cuore è puro con soltanto l'amore di Dio, then they shall see God. Coloro vedranno Dio. So
really, the reading is saying it's normal to have human desires. We all do. La lettura qui sta dicendo che è normale avere desideri umani. Tutti noi ce li abbiamo. But they also need not be considered dirty or evil. E non li dobbiamo considerare cattivi o proprio malvagi. The desire for human love, for example. Ad esempio, il desiderio per l'amore umano. It's a normal desire. È un desiderio del tutto normale. It may not take us to God. Forse questo non ci porterà a Dio. But it is part of the human experience. Ma fa parte dell'esperienza umana. God doesn't condemn the desire. Dio non condanna il desiderio. Because we learn from everything. Perché noi impariamo da tutto. God doesn't command. Dio non comanda. And that sets up a whole different concept of how we approach God and how we think of God. Questo crea tutto un altro concetto come ci approcciamo a Dio e come pensiamo di Dio. If we don't think of God that way, the spiritual path can really be a hell. Se non pensiamo in questa maniera di Dio, il sentiero spirituale può diventare veramente un inferno. If I don't behave correctly, God's going to damn me with poor indigestion. Se non mi comporto bene, allora Dio mi condanna con una digestione cattivissima. We grew up with that, but that isn't what the masters say. Siamo forse cresciuti con questo tipo di filosofia, ma non è ciò che dicono i maestri. It can be confusing. Non può essere una confusione. Because on the one hand, the masters say, renounce ego. Ma può essere un pochettino una confusione, perché da una parte i maestri dicono, rinunciate a quell'ego. Attune yourself. Sintonizzatevi. Live by the highest principles. Vivete con i principi più elevati. Expand your heart's feelings. Espandete i sentimenti del vostro cuore. Purify your hearts. Purificate i vostri cuori. Remain inwardly unaffected amongst all the storms of life. E interiormente rimanete indisturbati in mezzo a tutti i frastuoni della vita. And even in the face of death, courage, courage, God alone, they say, the masters say. E in mezzo persino alla morte, coraggio, coraggio, pensate a Dio solo. But the other side is that we do have human weakness. Ma c'è l'altro lato, che abbiamo la debolezza umana. And it isn't about negating that. E non si tratta di negare questo lato. It's simply about rechanneling our energies toward higher consciousness, expanding our consciousness. Si tratta semplicemente di ricanalizzare le nostre energie verso una consapevolezza più elevata. But it's really important that we consider God as our friend on this journey. Ma è molto importante considerare Dio come il nostro amico su questo viaggio. It's a lot easier to change something in ourselves if we want to do it. È molto più facile cambiare qualcosa dentro di noi se lo vogliamo fare. Rather than I have to do it. Invece di io lo devo fare. I want to meditate more. Io voglio meditare di più. Because I find that it gives me insight and expands my consciousness. Perché trovo che mi dà comprensione e mi espande la mia coscienza. But if it's I need to meditate more because the master said that if I don't I'll go to hell. Ma se invece dico io devo meditare perché se non lo faccio i maestri dicono andrò all'inferno. It changes our whole motivation. Cambia completamente la nostra motivazione. God does respond. Dio risponde davvero. In inward ways and in little outward ways. In modi interiori e anche in piccoli modi esteriori. And so I wanted to just share a couple of little things that happened to Vorrei me. Condividere un paio di cosine che mi sono successe. Last spring, Kirtani and I were in America. L'ultima primavera, Kirtani, mia moglie e io siamo stati in America. Because when I was single and had money. Perché quando io ero single e avevo soldi, I bought some property. Ho comprato una proprietà.
And so Kirtani got an inheritance. E Kirtani ha ricevuto una eredità. And we've tried to do things here that we could build the work, to help build the work. E abbiamo cercato di fare delle cose qui per aiutare a questa opera a crescere. But as many of you might know, it's a little bit difficult to move money between America and Europe. E come tanti di voi forse sapete, è un pochettino difficile trasferire i soldi dall'America in Europa. So we thought, okay, well, let's invest a little bit in this piece of property that I have, and that way it increases the value, and then we could sell it and maybe do a bigger project here in time. E allora abbiamo detto, allora investiamo un po' di soldi in questa mia proprietà, in questo progetto, perché aumenterà il valore e lo possiamo forse vendere col tempo con un prezzo più alto e può essere utile anche qui. So it involved really almost like building a community here, except on a smaller scale. Era quasi come costruire una comunità qua, solo era in misura più piccola. Because I had to deal with the county and ask permission to do the septic system and bring the power in and do a road and drill a well. Ed era tutto il lavoro costante con il comune, dovevo portarci la corrente, dovevo fare un pozzo di acqua, dovevo avere tutti i permessi, dovevo fare una strada e tutto quanto. So the first morning we're sitting in the little town, in the little hotel in the little town that we stay at nearby the property. Allora la prima mattina eravamo in questo piccolo albergo nella cittadina dove eravamo vicino alla proprietà. And I'm meditating. E ho meditato. Before the day begins, and I just have this very wonderful feeling. E era la mattina prima di iniziare la giornata, avevo questa sensazione meravigliosa. It's just gonna go, everything's gonna go okay. E io sentivo tutto andrà benissimo. And in fact, I was rather surprised because really the whole process did go okay. Ed ero davvero sorpreso perché tutto il processo davvero andava liscio. But that night, so our first night, there's a little restaurant and Kirtani and I are having dinner and it's a little town, so there's just a few other people in the restaurant. La sera poi con Kirtani eravamo al ristorante ed eravamo in pochi perché è una piccola città. And I had sort of noticed the people around, but we were talking about the project and really amongst ourselves and didn't pay much attention. Un po' avevo notato l'altra gente, ma tra di noi stavamo parlando di questo nostro progetto e non stavo facendo tanta attenzione. So I went to pay the bill and the lady says, "Oh, well, somebody who was sitting there paid for your dinner." E stavo andando lì a pagare il mio conto e la signora alla cassa ha detto, "Oh, quel signore lì che era seduto sull'altro tavolo ha già pagato la vostra cena." So the person's no longer there. Questa persona era già andata. So I don't really know who it was. E non sapevo veramente chi era. It's a little town, we don't know really anybody in there. Un paesino si può dire e non conoscevamo nessuno. Somebody pays for our dinner? E qualcuno lì paga per la nostra cena? So the week goes on. La settimana continua. And one Sunday I'm in the local little grocery store. E lì la domenica ero nel supermercato. I'm buying some things for the next week. E ho comprato delle cose per la prossima settimana. There's a very nice man dressed. It was Sunday afternoon, so it looked like maybe he had been to church, but he looked nice. He looked in forma. E c'era un uomo lì dentro che era ben vestito, forse era perché era in chiesa la domenica, ma stava proprio ben messo. And I had all these things and he only had one or two things, so I said, "Do you want to go ahead?" E quindi avevo tutte queste cose io da comprare e ho detto a lui che aveva solo due piccole cose da pagare, "Vuoi andare avanti?" So he said, "Thank you." E lui ha detto sì, grazie. So but it's not quite his turn. There's still somebody right in front of him. Ma ancora non era il suo turno. Ancora c'era qualcun altro davanti a lui. So the total comes. Allora arriva il conto. For this first man, for this other man. Per il primo uomo. And he turns to the man that I had just allowed to go ahead of me.
E lui si è girato verso quell'uomo che aveva fatto passare. He says, "Would you look the other way while I type my code, my credit card code in, please?" E lui ha detto, "Ti puoi girare per favore dall'altra parte mentre metto dentro il numero della mia carta di credito, per favore?" I mean, he's very nice looking. I hear the man say, "The last thing I'm interested in is your code, your credit card code." And he turns at me and looks at me and rolls his eyes. E questo uomo davanti a me ha detto, ma è l'ultima cosa che mi interessa questo tuo codice. Si gira un po', fa girare gli occhi. So he looks at me and he smiles. E mi guarda e sorride. And the man pays and he goes. E questo altro uomo paga e se ne va. So the man with just these two things pulls his credit card out and says, "I want all those things put on my bill." E questo uomo dice, ah, con la sua carta, voglio anche tutto questo qua che pago io con la mia carta. I tried to say, "No, no, it's okay, no, no, it's okay." Io ho cercato di dire, no, no, non è necessario, grazie, no. He bought my groceries. Ma ha pagato per tutte le mie cose del supermercato. I mean, this never happens. Questo non mi è mai successo. At least it's never happened to me. Almeno non a me. A dinner and my groceries. Prima la cena e poi tutte le mie cose comperate. I just think sometimes we need to think of God as our friend and that sometimes he likes to have fun. Io credo che dobbiamo credere di Dio come nostro amico e lui a volte vuole semplicemente divertirsi. And it really is true that if we think of God in this way, ed è veramente così, se pensiamo a Dio in questo modo, then we feel that joy, we feel the bliss of life. E poi sentiamo questa gioia, la beatitudine della vita. Sometimes we just simply take this life too seriously. Molto spesso prendiamo troppo sul serio questa vita. And Swami, I remember, said once, "It just all adds up to a big zero." E Swami Kriyananda, mi ricordo, una volta ha detto, tutto quanto alla fine diventa un grandissimo zero. And recently I read something from Master, and I think I understand now what Swami was better understand what Swami was saying. Ultimamente ho letto qualcosa dal maestro da Yogananda e adesso capisco un po' meglio, credo, ciò che Swami stava dicendo. Jayadev described in the meditation God as Satchitananda. Prima abbiamo nella meditazione descritto Dio come Satchitananda. And Yogananda said, "It really is God's dream." Yogananda dice, tutto questo davvero è solo il sogno di Dio. And so, if we dream, e se noi sogniamo, and we wake up, e ci svegliamo, really everything resolves to a big zero. Tutto questo si risolve in un grande zero. It might have been enjoyable. Forse era molto piacevole. Or traumatic. O traumatico. But once we wake up and realize we were only dreaming, it becomes entertaining, almost no matter whether it was traumatic or joyful. Ma quando ci svegliamo diventa comunque tutto un intrattenimento, non importa se era piacevole o anche traumatico. And that is what this life is. Ed è così che è tutta la vita. God has patience. Dio ha pazienza. It is, we are individualized, ever existing, ever conscious, ever new soul entities. Noi siamo sempre coscienti, sempre beati, sempre coscienti, sempre esistenti, enti individualizzati, enti individuali. Bliss is our true nature. La nostra vera natura è la beatitudine. I remember once hearing a talk by another disciple of Yogananda. Mi ricordo una volta ho sentito un discorso da un altro discepolo di Yogananda. And they said, "The mother, even if the son is a murderer, the mother holds the son to her heart and goes, 'Oh, but you don't understand him.'" E lui ha detto, un figlio che ha fatto persino, è stato un assassino, la madre lo tiene a petto e dice, tutti voi non lo capite. And that's how God is. It's just not that important what happens here.
È così che Dio non è così importante ciò che succede qui. We learn, impariamo. We can be entertained. Possiamo essere anche intrattenuti. If we're not entertained, e se non siamo intrattenuti, life sort of beats us up until we realize it doesn't really matter. La vita ci dà tante botte fino a quando capiamo non ha così tanta importanza. It doesn't mean to be indifferent. Non vuol dire che diventiamo indifferenti. And it doesn't mean to take this, our spiritual path seriously. E non vuol dire che non dobbiamo prendere sul serio il sentiero spirituale. We need to use our concentration and our will. Dobbiamo usare la nostra concentrazione e la nostra forza di volontà. But our mistakes really don't matter. Ma gli errori che commettiamo in verità non sono così importanti. Sri Yukteswar said, "Forget the past. The lives of all men are dark with many shames." Sri Yukteswar ha detto: "Dimenticate il passato. Il passato di ogni uomo è scuro con tante vergogne." Everything in the future will improve if we're making the spiritual effort now. Ma ogni cosa nel futuro si migliorerà se ora facciamo il giusto sforzo spirituale. And that's the only thing that's important. E questo è l'unica cosa che importa. Yes, we have karma. Sì, abbiamo il karma. There's nothing we can do about it. Non c'è niente che possiamo fare. You've heard me say before, we come into this life, we don't have any memory of where we come from, and we don't know where we're going. Entriamo in questa vita, non abbiamo nessuna idea da dove siamo venuti e non abbiamo nessuna idea dove stiamo andando. It's sort of like we've been kicked in through a door. Here we are. What's it all about? È un po' come ci hanno buttato dentro una porta e ora dobbiamo capire ma di cosa si tratta tutto questo adesso? And we're supposed to figure it out. E noi dobbiamo capirlo. So most of us grew up with somebody saying, "If you don't figure it out, you got one chance and you go to hell if you don't figure it out." E quasi tutti noi siamo cresciuti così, che dicono: se non capisci bene, hai questa una opportunità della vita, e se no, vai all'inferno. It's a terrible concept of God, and the masters say it just isn't true. È un concetto terribile di Dio, e i maestri dicono che semplicemente non è vero. The prodigal son, Jesus said, is a perfect example. E il figlio prodigo di cui Gesù parla è un esempio perfetto. The son, and this is symbolic of us. The son lost his inheritance, lost his memory of his divinity, lost every understanding of who he was. Il figlio prodigo siamo noi, ha dimenticato tutto, ha perso la sua eredità, dimenticato chi è, ha dimenticato tutto ciò che aveva prima. How did he lose it? E come ha perso tutto? How did he lose his inheritance or his memory or his royal essence? Come ha potuto perdere la sua eredità, la sua memoria, la sua essenza regale? Worldly living. Attraverso una vita mondana. Jesus said it very clearly. He lost his inheritance from worldly riotous living. E Gesù lo dice molto chiaramente: ha perso questa eredità attraverso una vita molto mondana. What are we doing? We're living in this world. E cosa stiamo facendo? Viviamo qui in questo mondo. So God didn't condemn him. Ma Dio non lo ha condannato. When he finally figured it out, when the son finally figured it out, ma e quando finalmente il figlio si è reso conto, God says, "Ah, my son was lost, but now he's found. Let's celebrate." E Dio dice, il padre gli dice: "Ah, il figlio si è perso, adesso è ritornato. Facciamo festa." It's a lot different than being cast into eternal hellfire. E questo è molto diverso rispetto a essere buttato in un inferno eterno. God invites, he doesn't command. Dio invita, non comanda. And we can take all the time in the world to figure it out. E abbiamo tutto il tempo del mondo per capire la cosa. And God gives us that time. E Dio ci dà questo tempo. Swami said in the beginning of the reading, we have eternity. Swami Kriyananda nella lettura ha detto: abbiamo tutta l'eternità. And again, you've heard me say, but Master said, finally this old memory comes up from deep inside us.
E Yogananda poi dice: c'è finalmente una antichissima memoria che emerge dalla profondità del nostro essere. After many, many, many of these dreams, dopo tantissimi di questi sogni, incarnation after incarnation, una incarnazione dopo l'altra, we finally start to feel anguishing monotony. Alla fine cominciamo a sentire una monotonia angosciante. It's not, again, it's just something we remember and we feel. It's not God in any way condemning or coercing. It's simply an old memory. È una cosa che ci viene naturalmente, spontaneamente. Non è Dio che ci spinge, che ci dice, ma una antica memoria che sorge. That's what Jesus said. The Son remembered that in his Father's kingdom there wasn't this strife and this hardship and this dissatisfaction. E nella storia il figlio prodigo si ricorda che a casa di suo padre non c'era tutta questa durezza, questa vita dura, persa. He remembered. Lui si è ricordato. And that's what we're doing. E ciò che tutti noi stiamo facendo. We're beginning to remember that behind this incarnation and behind this life there's something far better. Stiamo cominciando a ricordarci che dietro a questa vita c'è qualcosa di molto più grande e di migliore. So every single one of these beatitudes, ognuno di queste beatitudini, they don't happen overnight. Non, questi non succedono in una notte. We don't become poor in spirit just like that. Non diventiamo poveri nello spirito in un attimo così. We will see God. Vedremo Dio, sì. But we also, God put us in this world. Ma Dio pure ci ha messo in questo mondo. Enjoy it. Godetevelo. Don't become absorbed in it. Ma non fatevi assorbire in esso. He didn't put us on a planet alone to figure it out. Lui non ci ha messi da solo su questo pianeta per capirlo tutto. In fact, Master came to the West and said, Babaji sent this message of Kriya Yoga also for householders, people who have jobs, houses, families. Infatti, Yogananda ha detto, Babaji mi ha mandato qui all'Occidente per tutti, anche le persone capofamiglia che hanno casa, figli, lavoro, tutto quanto. If we do what the master teaches, se noi facciamo ciò che dicono i maestri, then the desires for this world gradually go away and you don't have to beat yourself about it. Allora gradualmente, naturalmente, tutti i desideri mondani se ne andranno da soli e non ci dobbiamo flagellare. Use will, use concentration. Usa la volontà, usa la concentrazione. Go into the silence. Entrate nel silenzio. Go behind the thoughts. Andate al di là del pensiero. And you start to feel that eternal presence. E tu comincerai a sentire questa eterna presenza. Calm the thoughts and the spiritual light begins to appear. Calma i pensieri e la luce spirituale comincia a apparire. It's a process. Questo è un processo. And how many of us have gone through hours of frustrating meditation and we don't see the light, we don't feel anything? E quanti di noi abbiamo attraversato ore e ore di meditazione frustrante in cui non si vediamo la luce, non sentiamo proprio niente? It's okay. E questo pure va bene. Do we have any other option? Abbiamo un'altra possibilità. We can return back to the world. Possiamo tornare al mondo. But these masters make a promise. Ma questi maestri ci danno una promessa. Do what I say and you will see the results. Fate ciò che dico e vedrete i risultati. And that's where I think when we've gone a certain distance, e credo dopo una certa distanza, then inwardly, yes, but also even outwardly, God begins to show us little signs of appreciation. Poi Dio ci fa vedere dentro di noi, ma anche fuori di noi, piccoli segni di apprezzamento. Things that aren't even important, like the groceries were bought for me. Cose non così importanti, ma come tutti questi articoli che il Signore mi ha comperato. I consider a very sweet gesture on the part of Divine Mother that my groceries would be bought for me. Io lo considero un gesto molto dolce da parte della Divina Madre che qualcuno mi ha comperato, pagato e tutti i miei. One time
We were in the Himalayas. Una volta insieme eravamo in Himalaya. And I really have this thing about wanting to understand what science is saying that is behind the atom and what Master says is behind creation. La mia cosa un po' è quello che la scienza dice di ciò che si trova dietro all'atomo e ciò che dicono i maestri di ciò che si trova dietro all'atomo. Normally I wouldn't share these, but I really want you to understand these are just a process that happens as we continue on this path. Di solito questa cosa io non condivido, ma sono cose che succedono durante il processo sul sentiero. It's an interest in seeing how these how quantum physics and metaphysics are coming together. È molto interessante vedere come la fisica quantistica e la metafisica si incontrano sempre più. So we're leading a group. Allora stavamo guidando un gruppo. We're heading toward the Tibet and India border. Stavamo andando verso la confine, il confine. Everybody's walking in at their own pace. Tra India e Tibet ognuno stava camminando alla propria velocità. There's a beautiful waterfall up ahead and that's where we're all going to meet. In avanti c'è una bellissima cascata e lì ci volevamo incontrare tutti. And I found myself alone on the trail. E mi trovavo da solo sul sentiero. So I darted off the path. I thought, okay, well now we have time. I'm going to just sit on this hillside for a while. Poi mi sono messo da parte, ho pensato, vabbè, abbiamo tempo. Ma fammi mettere un pochettino da parte. I've never had inner sight quite like this. Io non ho mai avuto una visione interiore come questa. And with my eyes closed, more vividly than I could see with my eyes open, I saw this beautiful, beautiful snow-capped mountain range. E in maniera più chiara rispetto a quando vedo con gli occhi aperti, ho visto tutte queste cime della montagna coperte di neve. Blue, blue sky. Con un cielo blu, blu, blu. And I just looked and looked and looked at this beautiful, intensely vivid scene. E stavo guardando a questa scena intensamente viva. And I felt myself just being pulled back. E sentivo che stavo ero come ritirato indietro. To where I really was looking a little bit like through a telescope. You could almost see the walls of the tunnel as I was pulled back from this vision. E mentre ero un po' ritirato da questa visione, proprio era come guardare attraverso un telescopio. And just far enough then I stopped and as if I was looking at that same beautiful mountain, snow-capped mountain in blue sky, I was looking at it but from a distance, a further distance. Ed era proprio come se guardassi veramente a questa scena delle cime della montagna, ma come da una distanza. And right in front of me, a whole wave of energy, like mirage of energy, started to just slightly obscure the vision that was on the other side. E davanti a me c'era come un movimento di energia che un pochettino ha offuscato la visione bellissima delle montagne dietro. And I realized the self, I am, was watching literally that energy is the essence of creation. E ho capito che questo io sono, ha osservato che tutta la creazione in verità è solo una manifestazione dell'energia. You'll hear in the Festival of Light that Swami says creation is a manifestation of divine energy. We know that now. Nella cerimonia della luce dopo sentirete che la creazione non è nient'altro che una manifestazione dell'energia. Oramai lo sappiamo questa cosa. But I really felt this was just a little gift from Babaji to help me see the very thing that I was so interested in knowing. Ma per me era come un piccolo regalino di Babaji per farmi capire una cosa a cui tenevo tanto, tanto, tanto. So don't look at life as if you have to win it or it's going to beat you. Allora non guardate alla vita che la dovete vincere altrimenti vi butterà giù. Think of God as your friend and that you want him to give you all the new perceptions and all kinds of new understandings that help you understand what this is about.
Invece considerate Dio come il vostro amico che vuole darti tutte le nostre percezioni, comprensioni di capire di cosa si tratta tutto questo mondo, questa vita. God is our friend. Dio è nostro amico. If you think of him as your friend, he starts to respond. E se tu pensi a Dio come tuo amico, comincerà a rispondere. God invites, he doesn't command. Dio invita, non comanda. Grazie. Grazie.